28 aziende locali si sono presentate quest'oggi ai neolaureati che hanno preso parte al lavoro cerca università. Obiettivo degli incontri? Proporre tirocini formativi della durata di 6 mesi. Si è svolto oggi a Palazzo Corradini Lavoro Cerca Università, evento realizzato grazie all'impegno di Fondazione ENI Enrico Mattei e Comune di Ravenna in collaborazione con Fondazione Flaminia, Università di Bologna, Centro per l'Impiego della Provincia di Ravenna e associazioni di categoria. Dall'8 al 15 aprile i neolaureati residenti nel territorio della provincia di Ravenna potranno candidarsi per l'assegnazione del tirocinio inviando il loro curriculum vitae a orientamento@fondazioneflaminia.it. Veronica, perché come neolaureata partecipi a un'iniziativa come questa, a un progetto come questo Lavoro Cerca Università? Beh, perché nell'ambito culturale, per quanto riguarda il lavoro, al momento altre prospettive diciamo non ce ne sono molte, e quindi il fatto che ci sia una fondazione che coordini in qualche modo la richiesta di tirocinanti con i profili dei giovani laureati è una cosa interessante, ho detto proviamo. Ormai sono 5 anni che lavoriamo su questo progetto e ogni anno i ragazzi hanno un buonissimo riscontro e le aziende anche che richiedono di partecipare a questo progetto sono tantissime. Quest'anno le abbiamo dovute scremare da una cinquantina, sessantina che erano, e sono diventati 28 tirocini formativi. Oggi le aziende si presentano il progetto di tirocinio e successivamente i ragazzi laureati sia al campus di Ravenna che in tutta la provincia di Ravenna potranno candidarsi a questi progetti. Che caratteristiche hanno questi progetti? Abbiamo cercato di scegliere appunto le aziende per dare diciamo un ampio raggio a tutti i ragazzi laureati qui in provincia di Ravenna. Sono tirocini di 6 mesi, retribuiti con 600 euro al mese, e i ragazzi in questo periodo hanno appunto la possibilità di entrare in un'azienda, di conoscere quelle che sono le proprie caratteristiche anche interne, perché magari uno quando esce dall'università ha una formazione un pochino più scolastica, entrando in un'azienda riescono appunto a conoscere anche se stessi e cosa possono fare poi successivamente. Abbiamo avuto ragazzi che sono rimasti in azienda negli anni, ma anche altri che hanno scoperto di non voler fare quello per cui magari avevano studiato, hanno seguito un percorso completamente differente. È comunque un momento importante per questi ragazzi. Che cosa di diverso Lavoro Cerca Università dagli altri Career Day? Un'iniziativa, mi viene a dire, corale, per cui diversi attori del territorio collaborano per un obiettivo comune, che è quello sì di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta lavorativa, ma anche di orientare e facilitare le scelte professionali e il cammino formativo dei giovani di questo territorio. L'evento è una delle fasi del progetto, perché prima di organizzare l'evento Lavoro Cerca Università noi andiamo a cercare le aziende del territorio che siano interessate a parteciparvi, dicendoci quali sono le figure professionali o i profili semplicemente anche solo umani dei quali sono alla ricerca, e lo facciamo in maniera abbastanza dettagliata, per cui partecipano a questo evento solo quelle aziende che hanno le idee abbastanza chiare circa la figura che vogliono inserire. I tirocinanti che vengono presi, accolti all'interno delle realtà che partecipano e che poi proseguono per i 6 mesi all'interno del progetto sono seguiti sì dal tutor aziendale, sì dal tutor dell'ente promotore, però sono seguiti proprio personalmente anche grazie al fatto che organizziamo un corso di formazione che non impegna tante giornate, sono 2 giornate al mese le giornate impegnate, però è un corso di formazione che è aperto ai tirocinanti e anche alle persone delle aziende e delle realtà che partecipano se vogliono, è finalizzato allo sviluppo o al rafforzare le competenze trasversali, che sono poi quelle competenze che hanno un alto carattere di trasferibilità, che un po' fanno parte di quello che siamo e quello che sappiamo fare al di là dell'esperienza e delle capacità tecniche che noi abbiamo o che maturiamo durante il corso universitario, e un po' ci aiutano a capire, secondo, ripeto, quella che è la natura di ciascuno, quale può essere la strada migliore rispetto al lavoro ma anche rispetto alla nostra crescita umana. Da quando siamo partiti come assessorato alle attività produttive del Comune di Ravenna, nel 2013 in accordo col mio assessorato e la Fondazione Flaminia e la Fondazione Mattei, che è quella che paga, Enrico Mattei, abbiamo attivato già 64 tirocini presso aziende del territorio.
Di questi 64 tirocini attivati dal 2012 fino al 2015, circa la metà dei giovani hanno trovato poi lavoro o nelle aziende ospitanti o in altre aziende, perché il tirocinio è stato importante perché ha permesso loro di fare comunque un'esperienza lavorativa dopo la laurea. Quindi siamo andati a cercare di aiutare, di fronte alla crisi economica, i giovani laureati disoccupati con residenza a Ravenna. Oggi, con la disponibilità del sistema imprenditoriale, siamo riusciti ad accorciare la distanza che c'è tra offerta e domanda nel mondo del lavoro, grazie anche alla tempestività dei nostri laureati che chiedono di essere informati sull'evoluzione dell'economia di Ravenna. In questo caso è la Bung, di fianco c'è la Campassa e tutte le altre imprese che ci stanno dando una mano. Hanno capito perfettamente cosa significa oggi avere negli studenti universitari, nei laureati, un alleato, perché fino all'altro giorno c'era una sorta di polemica strisciante perché si riteneva che l'università non fosse adeguatamente dentro al sistema delle imprese. Oggi invece sono proprio le imprese che vengono all'università, illustrano le loro finalità e in definitiva sono anche capaci di offrire delle piccole opportunità di lavoro che alla lunga si possono anche dimostrare continuative e definitive.